Intanto torniamo invece su Amplifon che cede quasi 7 punti percentuali in questo momento, intanto ci ha raggiunto anche Salvatore Gazziano, Soldi Expert SCF, ecco tra le letture lo vedete dalla nostra breaking, il fatto che aumenti la concorrenza perché le nuove AirPods lanciate da Cupertino nel corso dell'evento di ieri sera di Apple di fatto hanno anche delle funzioni, diventano in qualche modo le AirPods apparecchi acustici per chi ha problemi di udito. Emeric, partirei dal titolo, graficamente se ci fai vedere dopo con questo ribasso dove siamo arrivati e poi sì, vengo da lei, sta, Gazziano, ci sta come lettura. Sì, come lettura, però alla luce di questa lettura secondo me è più un movimento di pancia che non una questione strutturale, perché insomma io mi aspetto che magari rientrino un pochettino rispetto a questo 5,33%, 26,83%. Adesso non abbiamo qua il sistema, poi magari se un attimo lo attacco per vedere se gli high frequency trader, secondo me lì dentro questo calo così, diciamo repentino a questo inizio di giornata di Amplifon, ci sono anche i sistemi operativi automatici, gli high frequency, che hanno dato diciamo la loro spintarella. Lo sai che poi se arrivano le vendite questi si accodano e anzi agevolano poi le vendite facendo tipo l'effetto cascata, e secondo me possiamo inquadrare la questione di Amplifon all'interno di questo contesto. Per quello ti dico che insomma io mi aspetto un riassorbimento rispetto a questo meno 5,33 che stiamo vedendo, 26,92, vabbè insomma il grafico qua torna a parlare chiaro, i volumi ci sono, però come detto sembrerebbe che possa aver trovato una mezza base per almeno tentare di andare a ricoprire parte di questo gap che si è venuto a creare quest'oggi con questa apertura in calo per il titolo Amplifon. Siamo curiosi di sapere, Emeric, se gli high frequency trader, insomma, se c'è di mezzo anche questa componente. Nel frattempo chiedo invece a Salvatore Gazziano, è d'accordo, possono essere vendite un po' sull'onda emotiva alla luce di una concorrenza maggiore, forse, come vede Amplifon in questo momento? Beh, sicuramente a volte ci è già capitato di commentare il titolo Amplifon, che da diverso tempo diciamo, è uscito un po' dai radar sicuramente dei nostri portafogli, perché ha mostrato diversi segnali di debolezza, sia vedendo il grafico in borsa, sia diverse notizie negative che si sono succedute. Anche l'ultima trimestrale in realtà è stata sotto le attese, con una vendita di apparecchi acustici inferiori alle attese, soprattutto sul mercato europeo, oltre che quello dell'Asia Pacifico, nonostante questa società continui comunque a crescere attraverso soprattutto accordi e acquisizioni. Però sicuramente la notizia diciamo, che è stata rilasciata questa notte dei nuovi iPhone che aggiungono alcune funzioni importanti proprio sulla cancellazione del rumore, della protezione dell'udito, sicuramente come diceva Emeric, da una parte di pancia dà comunque l'idea di un mercato che diventa più competitivo, questo potrebbe essere anche positivo perché allarga ulteriormente il mercato, ma sicuramente l'ingresso di competitor come Apple, poi sappiamo anche Essilor Luxottica che sta lavorando anche su occhiali sempre più intelligenti, dà sicuramente rumore in un certo senso a questo titolo, che già negli ultimi mesi ha avuto altre notizie negative. Ricordiamo anche che c'è stata ad aprile una indagine dell'antitrust europeo perché in Italia gli apparecchi acustici hanno dei prezzi diciamo superiori a quello di altri paesi, si sta parlando anche di una normativa che vada a cercare di rendere più bassi i prezzi rispetto a quelli attuali, e quindi un po' tutte queste notizie diciamo poi vanno calate in un titolo che negli anni passati è salito molto sulla prospettiva di crescite molto ampie anche dovute all'invecchiamento della popolazione mondiale, con multipli intorno ai 30-32 volte, quindi parliamo di società che naturalmente come spesso capita quando scontano attese di crescita così forti, se poi arrivano notizie che si succedono peraltro con questa frequenza vanno un pochino a far rivedere un po' tutte le valutazioni, tra l'altro anche queste novità che ha annunciato appunto nei nuovi AirPods iPhone sicuramente vanno a risolvere, almeno questo è quello che è stato annunciato ieri nella conferenza, alcuni problemi prolungati diciamo di una fascia sempre più ampia, anche più giovane della popolazione, come protezione dell'udito, concerti, test per rilevare bande di frequenza e creare dati anche che poi servono per medici per andare a fare migliori funzioni.
funzioni, quindi anche il mercato, diciamo, delle cosiddette audioprotesi sicuramente ne risulterà sicuramente modificato, anche perché non solo ha Amplifon ma Sonova, che è uno dei principali produttori, ricordiamo che poi Amplifon opera soprattutto come distributore più che come produttore, stanno comunque lavorando su anche altri apparecchi con l'utilizzo sempre maggiore di intelligenza artificiale, e quindi appunto è un mercato che sta diventando sicuramente più competitivo rispetto a quello che era solo qualche anno fa, dove Amplifon era considerato, diciamo, uno dei leader soprattutto nel mercato europeo incontrastato. Emeric, torno da te. Ah, siamo andati a recuperare il nostro strumento qua per capire se gli high frequency sono sui titoli. Questo qua è uno strumento praticamente sviluppato da trader indipendenti che praticamente mappano gli ordini sui vari titoli azionari, e in particolare individuano quegli ordini che sono effettuati nei millisecondi, ordini che possono essere solo fatti dalle macchinette. Allora c'è una cosa interessante, cara Elisa, perché mentre stavi parlando con Graziano, stavo dando un'occhiata, perché questo è dinamico, quindi si aggiorna continuamente, perché chiaramente le macchinette sono sempre attive. Ebbene, fino a pochi minuti fa stavo notando che praticamente questo strumento, insomma, qua nel verde ci fa vedere quegli HFT, almeno quei titoli, qua ci sono i codici dei titoli, qua c'è, diciamo, l'aggressività, mettiamola tra virgolette, delle macchinette, e ci sono quei titoli che stanno lavorando, le macchinette a rialzo, ok? Poi se tu scorri trovi i titoli che stanno lavorando le macchinette a ribasso. Bene, fino a pochi minuti fa c'era proprio, minuti iniziali, quando siamo andati ad aprire questo strumento, c'era Amplifon che era uno dei titoli più lavorati a ribasso, ma attenzione perché le cose sono cambiate e adesso gli high frequency sono invece a rialzo, sono posizionati a rialzo su Amplifon, che, come non so se lo vedete, però insomma Amplifon è qua. Devo dire che diciamo l'aggressività più importante delle macchinette su attualmente, almeno in questi inizi, in questi primi minuti di contrattazioni, è su Biper e Tenaris, poi magari ci arriviamo. E poi c'è Amplifon, questo significa che magari c'è proprio ragione nel valutare una possibile inversione di tendenza o un recupero almeno momentaneo, poi vedremo se sarà più esteso sul titolo, per vedere insomma se è un effetto movimento valanga dato dagli HFT o se c'è realmente qualcosa di più strutturale su questo meno 5% che stiamo vedendo, tra l'altro con volumi 15 milioni e 7 di scambiato, 26,93. Tra l'altro il buon Graziano parlava anche di Essilor che stava lavorando agli occhiali intelligenti. Io aggiungo qualcosa, che non solo sta lavorando agli occhiali intelligenti ma sta lavorando a occhiali intelligenti anche per i sordi, e quindi insomma ci sono tanti progetti interessanti da parte delle società su questo lato. 5,01% di ribasso per Amplifon, meno 4,90, dai, vediamo se ce la fa a recuperare qualche cosina. Emeric, intanto grazie, noi ti ritroviamo poi a partire dalle 10 con la tua fascia trading, buon lavoro. Graziano, prima di salutarla, un'ultima domanda. Veniamo al settore del lusso, che stiamo monitorando con particolare attenzione in queste ultime sedute, perché sta facendo un po' di fatica in tutta Europa. Veniamo alla nostra Moncler, che oggi però recupera grazie alla promozione da parte degli analisti di HSBC. Le chiedo se le difficoltà riguardano un po' tutti i titoli del lusso anche a Piazza Affari o se ci sono delle eccezioni, e Moncler se può essere magari tra queste. Beh, diciamo che l'andamento del grafico Moncler, diciamo, dà comunque l'idea di un titolo che fatica a riprendere la tendenza rialzista degli scorsi anni, visto che l'abbiamo visto ancora non più tardi di qualche mese fa intorno ai 70 euro, oggi ne vale 50, e quindi il rialzo di oggi sicuramente va inquadrato in un movimento comunque discendente un po' per tutto il settore, con pochissime eccezioni. Peraltro i dati questa mattina dati in un settore, diciamo, non così legato al mondo della moda e dell'abbigliamento, ma comunque legati al mondo del lusso, che ha rilasciato ieri Massimo Perotti, il numero uno di San Lorenzo, danno l'idea comunque di un mercato che si sta posizionando sì solo sull'ultralusso, mentre molte classiche hanno puntato su titoli nel passato, sull'idea appunto di un lusso che stava democratizzandosi, ampliandosi altre fasce, si sono rallentate fortissimo
tantissime, soprattutto per la forte frenata cinese. Quindi Moncler sicuramente è un titolo interessante con buone prospettive ancora di utili, però anche qui siamo sempre nel caso di società che negli anni passati scontavano tassi di crescita molto elevati con valutazioni molto generose, anche qui qualche granello di sabbia, soprattutto più che granello, diciamo qualche grande muraglia che si è abbattuta sulla Cina, ha un po' poi creato un grande effetto, sia soprattutto su quel mercato. Per esempio Perotti parlava addirittura di meno 30, meno 40 nel mercato dell'ultralusso di barche sotto i 25 metri in giro per il mondo, e questo è abbastanza significativo che comunque le aree trainanti continuano a essere soprattutto gli Stati Uniti e in piccola parte l'Europa, e quindi molte di queste società avevano invece puntato massicciamente sull'apertura di reti e filiali soprattutto sull'area Asia, che veniva considerata una fase di forte crescita. Grazie per essere stato con noi, alla prossima occasione. Hai appena visto l'intervento settimanale di Salvatore Gazziano a Caffè Affari su Class CNBC. Ogni settimana Salvatore Gazziano, strategist di soldi expert SCF, pubblica la newsletter più irriverente di sempre. Se vuoi essere sempre aggiornato sul mondo degli investimenti, registrati gratuitamente visitando letterasettimanale.it o cliccando sul link in descrizione. A presto!